Buongiorno a tutti, mi ha già presentato Marco, io sono Michelangelo Berti e il partner coordino l'attività di marketing. Sarete rimasti colpiti dal titolo di questa presentazione, qualcuno l'avrà trovato un po' forte, ma di fatto è un titolo autobiografico, è frutto di un'esperienza vissuta da me più di 15 anni fa, quando ero un tecnico, un giovane tecnico, inesperto e un po' arrogante. Ora non sono più tanto giovane, almeno quello l'abbiamo risolto. Quello che voglio farvi capire con questa presentazione è che il backup, come la legge, non ammette ignoranza. Se noi facciamo degli errori, dovremo pagare le conseguenze, senza alcuna scusante. Prima di entrare nel vivo della presentazione, consentitemi di presentarvi rapidamente chi è Partec. Siamo un system integrator con sede a Roma e a Milano. La nostra offerta include soluzioni e servizi negli ambiti più svariati. L'infrastruttura IT, tra cui ad esempio tutto il filone database di cui parliamo oggi, le soluzioni verticali per il mercato finanziario, di recente l'industria 4.0, abbiamo un team specializzato sul fronte della security e c'è tutta l'offerta per l'educational. Nelle vostre shopper trovate dei flyer, delle brochure, che parlano ad esempio dei nostri corsi per quanto riguarda il mondo MySQL. La nostra collaborazione con Oracle è iniziata circa 9 anni fa, ma ha origini lontane. Di fatto la nostra business unit di Roma è nata negli anni 90 come braccio armato di Sun Microsystem. Quindi nel corso del tempo la nostra competenza si è spostata da ciò che era il mondo dei grandi sistemi e dell'infrastruttura a ciò che riguarda anche tutto il mondo della database Oracle. Ad oggi siamo Oracle Global Partner con la specializzazione su MySQL 5. Non fatevi ingannare da quel 5, abbiamo tutte le competenze sulla versione 8, la più recente, semplicemente Oracle non ha ancora aggiornato il badge di certificazione. Partec oggi è una realtà che comprende un gruppo, che comprende 5 aziende e oltre 200 professionisti impegnati su vari ambiti. Per raccontarveli lancio un video, qualcuno di voi l'ha già visto durante il soundcheck, vi aiuterà a capire un po' meglio chi siamo. In questa slide potete trovare una lista non esaustiva dei nostri clienti. Come vedete copriamo il mondo, ampiamente il mondo tech e il mondo finance, ma lavoriamo un po' all'ampio spettro e abbiamo importanti collaborazioni con i principali large system integrator che operano qua in Italia. Entriamo ora nel vivo della presentazione. Partiamo con una semplice domanda. Sapete dirmi quante tipologie di backup esistono? La risposta ce l'ha data nel 2008 un famoso DBA specializzato su MySQL, il Capitan Finus. Questo signore ci ha detto che di fatto ci sono tantissime tipologie di nodi, ma ne esistono soltanto due, quelli fatti bene e quelli fatti male. Io sostengo che per il backup vale lo stesso concetto. E ve lo dico non a caso, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Molti di noi lo scoprono quando è troppo tardi. Quando succede un pasticcio devono andare a fare il restore dal database e questo restore non funziona.
e a quel punto non sappiamo se scappare per il Messico o licenziarci, darci malati e così via. Torniamo un po' alle basi. Per alcuni di voi sembreranno delle cose scontate, banali, ma vi assicuro che i nostri tecnici, i nostri colleghi che girano per l'Italia trovano delle situazioni ai limiti della fantascienza. Quindi penso che sia il caso di rispiegare alcuni termini che magari ha già detto Marco e che riporterà successivamente nella prossima presentazione. Intanto, cosa intendiamo per backup? È la messa in sicurezza di informazioni. Le andiamo a ridondare in modo che possiamo ripristinarle quando ne avremo bisogno. Che vuol dire quando ne avremo bisogno? Ad esempio perché c'è stato un fault hardware o software, o perché ad esempio abbiamo bisogno di una copia di sicurezza dei dati da portare da altre parti. Ci può essere un errore umano. Le motivazioni possono essere molteplici. Notate le parole, le keyword in arancione, ridondanza e ripristino, ma soprattutto ripristino. Tornando al discorso dei backup fatti bene e fatti male, un backup fatto bene è quello che ci consente di fare un ripristino fino alla fine. Non ci sono scuse. Senza la possibilità di ripristino, il backup non serve a niente, state solo perdendo tempo e soldi. Ok? Che cosa vuol dire, nella slide trovate, tempi e modi descritti nel piano di backup? Cos'è un piano di backup? Lo vedremo dopo, ma vediamo i tempi e i modi. Per aiutarci prendiamo una linea temporale. A un certo punto si verifica un incidente. Potrebbe essere il fault di un nodo, ma potrebbe essere anche la distruzione di una tabella involontaria, un'azione involontaria. A quel punto i nostri DBA cercano di correre ai ripari, vanno a recuperare un backup da uno storage network, da un tape, da dove vi pare, e vanno a ripristinarlo. Il tempo intercorso tra l'ultimo backup disponibile e possibilmente consistente e il momento in cui si è verificato l'incidente è detto recovery point object, RPO. Di fatto rappresenta la quantità di dati che siete disposti a perdere, di transazioni che siete disposti a perdere. Ok? Il tempo che invece intercorre tra il momento dell'incidente e il ritorno all'operatività, che non è solo il ripristino dei dati, il servizio deve anche tornare a running, deve tornare online, è detto recovery time object. Di fatto è il tempo che siete disposti ad aspettare per avere il vostro sistema online. Ci sono tanti altri parametri importanti. Uno che per me è particolarmente importante è la retention, cioè il periodo di conservazione dei dati. Perché questo? Perché a meno di un incidente banale, che potrebbe essere appunto il fault di un nodo in cui lo scoprite immediatamente e potete andare a recuperare la situazione, ci sono anche delle casistiche in cui vi rendete conto che sono stati corrotti dei dati e lo scoprite dopo tanto tempo. Perciò avere una fotografia, o più di una fotografia, indietro nel tempo vi salverà la vita, perché quando ve ne accorgerete non vi basterà il backup magari della notte prima, avrete bisogno di qualcosa un po' più indietro nel tempo. Durante la presentazione sentirete spesso tre aggettivi, durante la mia presentazione sentirete spesso tre aggettivi associati alla parola backup: completo, incrementale e differenziale. Cos'è un backup completo? Mi sembra abbastanza chiaro, è un salvataggio dell'intero database su un altro storage media possibilmente. Un backup incrementale invece contiene tutte le modifiche effettuate dall'ultimo backup. Che vuol dire? Vediamo un attimo, sempre la solita linea temporale. A T0 faccio un backup completo, quello diventerà il punto di riferimento per tutti i successivi. A T1, magari dopo un'ora, faccio un incrementale che conterrà tutte le modifiche avvenute in quell'ora. A T2, cioè dopo due ore magari, ne faccio un altro e conterrà le modifiche tra T2 e T1, cioè dall'ultimo incrementale. E così via. Questi backup incrementali sono tipicamente molto veloci e leggeri, ma dipendono l'uno dall'altro, quindi dobbiamo stare attenti nel gestirli. Se si rompesse il backup che c'è a T1, andremo a perdere anche quelli a T2 e a T3. Okay? Un backup differenziale, invece, è di fatto il salvataggio di tutte le modifiche avvenute dall'ultimo backup completo, non da un qualunque backup, da quello completo. Che vuol dire? A T0 facciamo il nostro backup completo, a T1 facciamo il primo differenziale. Potete immediatamente notare che negli incrementali e nei differenziali il primo backup è di fatto sempre un differenziale, perché parte da un completo. A T2 facciamo un backup differenziale che riparte sempre dal completo, a T3 ne facciamo un altro che ripartirà a sua volta sempre dal completo. Più andiamo avanti, meno questi backup saranno veloci e leggeri, ma hanno un vantaggio enorme,
che sono tutti indipendenti l'uno dall'altro. Torniamo adesso alla domanda di prima, stavolta giuro senza fare battute cretine. Quanti tipi di backup esistono? Qualcuno prima ha dato la risposta giusta. Ci sono fondamentalmente due macrogruppi, ok? I backup logici, che di fatto entrano nel merito della struttura della database e del suo contenuto. Quello che vedete è un classico backup effettuato col MySQL dump. Quindi trovate dentro un file di testo, semplicemente leggibile ed editabile, tutti gli statement di SQL per andare a ricostruire le tabelle e ripopolarle nei contenuti. Un backup di tipo fisico, invece è un backup che entra nel merito del file system, della struttura dei file. Ad esempio, questo è un backup effettuato col MySQL Enterprise Backup e di fatto contiene, è una cartella che contiene tutta la struttura dei data files e ogni singolo data file è di fatto illeggibile perché è un file binario. Ok? Non c'è un approccio sempre giusto e sempre sbagliato. Ogni soluzione ha il suo bravo caso d'uso. Per andare a scegliere tra un approccio e l'altro dobbiamo valutare diverse condizioni, diversi fattori. Il primo riguarda le dimensioni del database. Stiamo parlando del database che sta dietro al vostro blog aziendale o personale, quindi è veramente di dimensioni ridicole, o stiamo parlando di un mastodontico database che sta dietro magari all'IRP aziendale, al CRM o quant'altro, è una cosa importante. Un altro aspetto è il grado di attività. È un database che è più soggetto a letture, più soggetto a scritture, in quali fasce orarie è più o meno sovraccarico. Anche questo è importante. Quanto siete disposti a spendere per gestire i vostri backup? Detto al contrario, quanto vale per voi un minuto di inattività o una transazione persa? Stiamo parlando appunto dell'ultimo articolo del vostro blog che è andato perduto, o avete il sito di e-commerce come Amazon dove un minuto di inattività vale milioni di euro? In base a questo fattore sceglierò la soluzione più adatta, investendo anche di più per metterla in campo. Ovviamente questi due aspetti sono legati, la velocità di ripristino. Se per voi un minuto di inattività vale un milione di euro, state più certi che l'RTO deve essere prossimo allo zero, perché sennò sono soldi veri quelli che andate a perdere. Entriamo meglio nel merito di cosa vuol dire backup logico e fisico. Il backup logico nel mondo MySQL viene fatto col tool che sicuramente tutti conoscete, il MySQL Dump, che esiste dalla notte dei tempi, sia nella versione community che in quella enterprise. Di fatto che va a fare? Va a fare appunto un dump, va a fare un export di tutto ciò che è la struttura del database e il suo contenuto, quindi statement di tipo DDL e insert per inserire il valore all'interno. Dalla versione 5.7.8 di MySQL è uscito MySQL Pump, che di fatto è una versione, non sostituisce il precedente, è una versione aggiornata che di fatto ha qualche novità. Ad esempio l'elaborazione multithread per quanto riguarda il backup consente di andare a capire qual è lo stato di progresso dell'operazione. Non dobbiamo quindi più stare lì davanti alla tastiera e aspettare che finisca tutto. Infine ci consente di andare a fare l'export degli account e dei relativi permessi. Su questa cosa qua io inciampai clamorosamente all'epoca perché non lo sapevo. Quando sono andato a fare il restore mi sono ritrovato senza utenze e senza permessi. Quindi, ok, i dati erano di nuovo disponibili, ma l'applicazione non entrava, non funzionava, non riusciva a fare le sue operazioni. Perciò era come se fosse ancora in totale downtime. Vediamo rapidamente i vantaggi di questa soluzione. Di fatto è molto facile da usare, anche per un utente inesperto, sia in fase di backup che di restore, a patto di non fare le cavolate di due. È l'ideale per database di piccole dimensioni. Dovete recapare il vostro blog aziendale, fatelo sicuramente con dump, non andate ad ammazzare e usare la soluzione. È estremamente flessibile, funziona un po' dappertutto, i file sono facilmente manipolabili, leggibili, comprensibili. È multipiattaforma, funziona su tutte le piattaforme supportate dalle engine di MySQL. E i file sono file di testo, portare dove vi pare, senza preoccuparvi di formati, corruzione e quant'altro. Detto così, può sembrare la pancia di tutti i mali. Conosciamo tantissime realtà che lo usano con soddisfazione, però ci sono dei casi dove non va bene. Vediamo perché. Di fatto non esegue backup a caldo, che vuol dire che quando sta eseguendo il backup di una singola tabella, applica dei lock a quella tabella e blocca tutte le operazioni di scrittura.
Se voi avete un database ad altissima operatività, questo può mandare tranquillamente in crash la vostra applicazione, oppure comunque in inibire l'operatività. Le performance sia sul backup, ma peggio ancora sul restore, che con il minimo dura il doppio, non sono trascurabili, le vedremo fra poco e capirete bene cosa intendo. I file prodotti sono file di testo, ma sono molto più grandi del database, perché non contengono solo i valori, contengono l'intero statement SQL che andava a ricreare. Quindi se il mio record ha i valori 1, 2 e 3, dovrò scrivere insert into quella tabella, il value e tutta la lista dei valori. Capite che è molto più lungo. Certo, un file di testo può essere compresso anche con un'efficienza del 90%, ma è un'operazione che dovete fare dopo l'export. Quindi un'altra operazione CPU intensive che impatterà sull'operatività. I file inoltre sono in chiaro. In un'epoca di GDPR non è esattamente uno scherzo. Tutto quello che esportate è leggibile anche senza andare a fare chissà con i magheggi, cioè fate un cut del file e vedete tutto il contenuto. La consistenza non è garantita. Che vuol dire la consistenza non è garantita? Abbiamo detto che esegue il backup delle tabelle una dopo l'altra, giusto? Quindi io backupo la tabella 1, ho finito, tolgo il lock, passo alla tabella 2. Nel frattempo gli utenti possono, le applicazioni possono continuare a scrivere sulla tabella 1. Quindi io alle 12.00 ho effettuato un backup, ma ogni tabella era consistente nel momento in cui l'ho backupata e non in tutto l'arco del backup. Quindi quando vado a fare un restore, se non abbiamo bloccato l'intero database o messo in single instance, succederà una semplice cosa, che le tabelle non saranno allineate in quel momento esatto. Questo non è un dettaglio se parliamo di un database con alto grado di attività e con dati anche importanti. Non supporta backup incrementali, ogni tipo di backup è un backup completo, lungo e pesante, abbiamo detto. Quindi attenzione, che è fondamentale trovare sempre la soluzione giusta per ogni caso di uso. Con l'Enterprise Backup, anche se non l'avete usato sicuramente lo conoscerete, e perché il tool che di fatto è incluso con la vostra sottoscrizione Enterprise, se non l'avete ancora usato, io vi invito a provarlo. Dicevo, con l'Enterprise Backup di fatto andiamo a fare una copia fisica della cartella con i data files di quel database. La possiamo fare sotto forma di cartella, appunto, di single file che magari è più facile da trasferire. Possiamo copiarlo su una tape library attraverso uno storage media manager. Possiamo andare a copiarlo sul cloud. Come vi ho già detto, crea una copia fisica dei file. Quindi, da questo punto di vista, è molto semplice il concetto. Perché è più veloce? Perché una cosa è prendere e spostare una cassettiera dal punto A al punto B. Una cosa è andare a ricostruire una cassettiera e ripopolarla con tutta la roba dentro. Ci mettiamo molto più tempo. Questo è l'esempio più banale che possiamo fare. Inoltre può essere gestito col MySQL Enterprise Monitor, un altro tool compreso con la sottoscrizione Enterprise, che probabilmente già usate per monitorare le performance del database, piuttosto che per gestire le tecniche. Quindi così gratuitamente avete dentro anche la gestione dei backup, tutto in un'unica interfaccia. L'Enterprise Backup ha più vantaggi che svantaggi, dobbiamo sempre come al solito conoscerli. Il principale vantaggio è che consente di fare backup in linea a caldo, su InnoDB, su MyISAM usa la logica tipo il dump, crea i lock. Che vuol dire backup a caldo? Che lui copia quella tabella, quel table space, tutto quanto, senza creare lock. Perché? Perché oltre a copiare i file, andrà a copiarsi bin log, eccetera, eccetera. Quindi lui sarà in grado poi di replicare anche le modifiche occorse nel frattempo in cui stava facendo il backup. Consente di fare backup incrementali differenziali, ecco perché vi ho spiegato prima, perché sennò magari sarebbe stato un po' complicato riuscire a seguire la cosa. Può fare backup resto parziali. Certo, qualcuno di voi potrà dirmi che questa cosa qua la potevamo fare anche col dump. Con MySQL Dump possiamo andare a dire esportami solo questa tabella e editando il file a mano possiamo dire di ricreare o ripopolare soltanto la tabella. Però è tutta un'operazione manuale, qua si può fare direttamente con gli strumenti inclusi. La compressione e la cifratura sono gestiti nativamente dal prodotto, quindi non dovete fare una seconda operazione, li comprime nel frattempo con il backup e li cifra. Questo per garantirvi anche il rispetto della privacy. La consistenza è garantita, come vi dicevo, non copia solo i data file, copia anche i bin log e così via. In questo modo
se avete un backup fatto alle 12.00, state più certi che il ripristino sarà allineato alle 12.00, senza tabelle disallineate. L'ho già detto, l'ho anticipato, può fare un classico backup della cartella o su single file, possibilmente non salvatevi sullo stesso disco dove opera il database, se no non abbiamo risolto in granché. Può salvarli sui media manager, quindi su tape library attraverso un Oracle Secure Backup, un Tivoli, un DBM, piuttosto che un Veritas Net Backup e così via. E può salvarli anche su cloud, ad esempio su OpenStack, su Amazon GS e così via. Quindi potreste avere una sorta di vault del vostro backup salvato remotamente. Vediamo rapidamente i limiti di questa soluzione. Non sono tanti, ma è giusto conoscerli. C'è una minor portabilità rispetto al MySQL dump, che vuol dire che i sistemi su cui dovremmo andare a fare il restore devono essere tendenzialmente allineati a quelli su cui abbiamo fatto il backup, in termini di versione del sistema operativo, versione del middleware, eccetera, eccetera. Cioè deve essere quanto più possibile simile. La versione del MEV, almeno fino a qualche tempo fa, doveva essere esattamente allineata a quella di MySQL. Cioè stiamo usando MySQL 8.0.11, il MEV deve essere la 8.0.11. Con le ultime versioni si è risolto perché il binario viene fornito assieme a quello di MySQL, mentre invece prima l'aveva scaricato a parte e molti cascavano nell'errore di usare binari diversi e non riuscivano a fare questo. Questo, a seconda dei punti di vista, può essere considerato o un difetto o un pregio. Cioè i dati, una volta esportati, essendo la copia fisica del database binaria, non possono essere aperti e modificati liberamente dall'utente. Quindi se c'è un qualche problema lo dobbiamo andare a risolvere solo dopo il restore. Dall'altra parte questo ci mette al sicuro da potenziali guastatori, perché con un dump salvato magari non cifrato, non compresso, non password e quant'altro, può capitare facilmente che qualcuno possa andare a metterci le mani e andare a modificare dei dati che per noi sono importanti. Facciamo un rapido recap. Non sto a leggervela per intero questa tabella, ci mancherebbe altro. Ve la lascio come reference poi anche nei materiali. Vorrei solo soffermarmi su un aspetto, che è la differenza di performance tra i backup di tipo logico, le prime due colonne, e il backup di tipo fisico, la terza colonna. Ci sarebbero anche altre modalità di backup di tipo fisico tra enterprise backup. C'è per esempio chi usa dei snapshot del logical volume, quindi del file system, quindi va a andare a backupare l'intero sistema operativo. Personalmente trovo che sia un po' un barbatucco, no? Non sia una soluzione particolarmente enterprise, perché comunque possiamo avere sempre problemi di consistenza di dati, di file aperti che potrebbero, di commit che non sono stati conclusi e così via. Secondo me, se volete fare un backup di tipo fisico fatto bene, dovete usare gli strumenti pensati per fare questo tipo di cosa. Da sempre ci ripetiamo che le dimensioni non contano. E adesso non voglio entrare nel merito di altri campi. Quel che posso dirvi è che nel campo dei database, dei backup, le dimensioni contano e come. Prendiamo a riferimento un backup di 73 giga. Non è né piccolo, quindi non è il classico database del blog, ma non è neanche un mastodontico database aziendale. Li abbiamo visto molto molto più grandi, per fortuna. Però è un signor database. Quanto tempo ci vuole per backupare questo intero database con un MySQL dump? Quanto? Più di 4. Un intervallo temporale nel quale le tabelle saranno bloccate, ovviamente le tabelle che in quel momento sono oggetto del backup, saranno bloccate. Ci sono molti servizi online per i quali diventa difficile individuare una finestra temporale abbastanza grande da poter creare dei log di tabella di questo tipo. La stessa operazione effettuata con MySQL, con l'Enterprise Database Backup, richiede poco più di 5 minuti. È una finestra temporale già più accettabile. Fino adesso però queste sono tutte rose e fiori. Abbiamo detto che il restore richiede come minimo il doppio del tempo. Proviamo a fare il restore di questo database di 73 giga. Quanto ci vuole secondo voi? Se per caso dovete anche risolvere qualche problema sul sistema operativo, sul file system e così via, vi siete fatti una giornata sana di downtime, pregando che non succeda niente nel frattempo, che il restore vada a buon fine. Perché ci mette così tanto? Ve lo dicevo prima con l'esempio della cassettiera.
quel dump avrà gli statement per andare a ricreare l'infrastruttura del database, ci mette poco. Poi dovrà fare l'insert di ogni singolo record, dovrà ricreare gli indici, dovrà riorganizzare i dati, dovrà fare una marea di roba. Con l'enterprise backup questa operazione si riduce a 14 minuti. Ricordate il discorso sull'RTO, quanto downtime potete sopportare a fronte di un incidente? Se il vostro e-commerce è come quello di Amazon, in cui ogni minuto di disservizio sono milioni di euro, potete stare 19 passa ore a fare un restore pregando che vada tutto bene? Non penso che sia la partita. Quindi quello che dovete mettervi nella zucca, l'ho dovuto fare anche io prima di voi, è che il problema non riguarda solo le funzionalità, mi serve, non mi serve, faccio incrementali, faccio differenziali. Le prestazioni sono un argomento fondamentale nella scelta della soluzione più adatta. Qualcuno di voi potrebbe dirmi: perché non hai citato le repliche? Questo è uno degli errori più clamorosi che troviamo in giro per l'Italia. Le repliche di database non sono una soluzione di backup. Prendete un microfono, andate qua a Piazza Duomo e urlatelo a tutti, lo devono sapere tutti. Non sono una soluzione di backup. Se lo state facendo un errore e vi suggerisco di correggerla quanto prima questa cosa qua. Vi assicuro che è così e ci sono passato. Le repliche io le amo, soprattutto la group replication inclusa in Unity Cluster, ma sono perfette per un caso d'uso. Il fault del nodo, sia esso fisico o virtuale. Casca un nodo, ce n'è un altro che è già attivo e quindi io non ho problemi di disservizio sull'applicazione. Ma se ad esempio per un errore umano viene distrutta una tabella, vengono cancellati i dati, ve li siete giocati sul master e sugli slave. Facciamo un esempio concreto. Abbiamo il nostro DBA che deve andare a cancellare un singolo elemento dalla tabella dei prodotti del nostro e-commerce. È un DBA distratto però, ha mille cavoli ogni giorno da fare e questa cosa lo porta a distrarsi. Mette nella clausola aware, cioè dove deve indicare esattamente quale record da cancellare, un maggiore anziché un uguale. Questo significa che non andrà a cancellare un record, ma andrà a cancellare tutti quelli con i D maggiore di 100. Nel momento in cui preme invio, lancia questa bella bomba sul nostro database. Quindi va a cancellare tutti quei dati dal master. Dato che ha le repliche, quella stessa roba finisce sul binary log, verrà trasferita su relay log, il suo equivalente sugli slave, e in un battito di ciglia verrà riportata su tutti gli slave. Ho una bellissima cancellazione di dati in alta probabilità. Quindi il prossimo utente che accederà all'e-commerce troverà che il vostro catalogo è vuoto. Quindi che vuol dire? Che non vi dovete scordare di fare il backup anche se avete le repliche, perché si parla di database, di dati, il contenitore è importante ma il contenuto lo è di più, fidatevi. Alla tabella di prima ho aggiunto una colonna dedicata alle repliche. Come potete vedere non supportano un sacco di roba, non supportano il backup incrementale, differenziale, parziale. Perché? Perché non sono una soluzione di backup. Quando il nodo in fault torna su, verrà risincronizzato fino all'ultimo bit. Quindi vi servono i dati backupati. Passo all'ultimo argomento del mio intervento. Prima vi ho parlato di tempi e modi previsti. Vi ricordate? Ho parlato di piano di backup. Il piano di backup è un semplice documento che definisce in tempo di pace, se preferite a voce ferme, qual è la strategia giusta per salvare i dati e quali sono gli obiettivi che vogliamo rispettare. In che termini? In termini di RTO abbiamo visto che se vogliamo un disservizio massimo di un'ora, ma abbiamo un database di 73 giga, non possiamo utilizzare un SQL dump ad esempio. Quindi la soluzione che ho scelto mi consente di rispettare gli obiettivi che mi sono prefissato. In termini di RTO, cioè quante transazioni voglio perdere, che obiettivo mi sono dato? Sono disposto ad accettare l'ultimo backup di ieri notte, quello di una settimana fa, o lo voglio un'ora? Ricordate che RPO uguale a zero è praticamente impossibile. Però magari lo voglio più ravvicinato possibile. Devo prevedere una soluzione a più livelli.
ok, faccio un backup completo, magari settimanale, che appunto è più pesante, più lungo, occupa lo spazio, vado a fare un incrementale con una frequenza giornaliera, quindi già abbiamo reso più leggeri questi backup e abbiamo un RPO che non è più una settimana ma è un giorno, nel caso peggiore. In più vado a fare un backup incrementale della versione archiviata dei nostri log, magari lo faccio ogni ora, così ho un RPO a un'ora. E inizia a essere già un po' più accettabile come perdita di transazioni da quel punto di vista. Ovviamente poi dovrò andare a fare in modo di avere una copia di sicurezza indietro nel tempo. Quindi dovrò andare a definire una retention per ognuna di queste categorie. Okay? Ovviamente tutto questo è bellissimo a livello teorico. Dovete fare una cosa importante. Dovete verificare che i backup vengono effettuati con la cadenza giusta, che lo svecchiamento funzioni in modo giusto, se no andrete a saturare i vostri storage, e soprattutto dovete fare delle prove di disaster recovery. Periodicamente, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, stabilite un intervallo, dovete andare su un sistema parallelo a fare un restore dei dati per verificare che tutto quello che avete progettato funzioni come dovrebbe. Conosco molte aziende che hanno dei disaster recovery plan che vengono riverificati periodicamente e aggiornati. Ho conosciuto aziende che hanno fatto dei disaster recovery plan stupendi, mai testati. La prima volta che per policy interna hanno dovuto fare dei test, non è ripartito niente. Se ripartiva i dati erano corrotti, le applicazioni non risalivano perché siamo scordati di cambiare gli pin e i bilanciatori. Non funzionava nulla. Quindi tutta questa bella teoria è bellissima, va testata. Io ovviamente tutte queste robe le ho tagliate un po' con l'accetta, perché avevo 30 minuti di tempo e perché grazie a Dio non faccio più il tecnico. Però ci sarà Marco che vi spiegherà molto meglio di me il tema dell'enterprise backup. Ci sono i miei colleghi tecnici che oggi potranno assistervi. E comunque sia nel pomeriggio ci sarà poi Walter Strano che vi presenterà come migrare da una versione precedente di MySQL all'ultima versione e parlerà anche dell'aspetto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a rimanere, chi vuole, nel pomeriggio per vedere il workshop tecnico di Walter Strano. Grazie a tutti e buon divertimento con me.